Presidente, che ruolo possono giocare i nostri porti abruzzesi? Un ruolo importante, sicuramente maggiore di quello svolto fino ad oggi, con un'autorità portuale, un presidente che non ha mostrato, nonostante le sollecitazioni, la dovuta attenzione, ma non soltanto per i porti abruzzesi, perché quando abbiamo dovuto dividere le risorse presenti nel Fondo Nazionale del Ministero per la portualità, non c'erano progetti pronti per l'intero sistema dell'Adriatico centrale. Abbiamo recuperato le risorse, come abbiamo dimostrato con gli ultimi decreti del Ministero per i porti di Pescara e Ortona, grazie anche alle forti sollecitazioni che abbiamo svolto, al lavoro che il commissario Pettorino, che ringrazio, ha svolto in questi mesi di reggenza. Ora abbiamo un nuovo presidente di autorità di sistema portuale, sono sicuro, anche per la conoscenza diretta e personale del soggetto e per la stima universale che ha sempre ricevuto dove ha svolto questo mestiere, che ci sarà sicuramente un passo in avanti. Abbiamo già stanziato importanti risorse, adesso si tratta di trasformare i progetti in appalti e gli appalti in lavori, come già sta accadendo al porto di Pescara, dove chiunque va sul Molo Nord vede oggi disegnata con i massi, diciamo, verso la diga foranea il nuovo profilo del porto e la prima parte finalmente della, diciamo, realizzazione dei lavori di un porto vero che possa anche risolvere il tema dell'insabbiamento. Vi ringrazio, il benvenuto, devo dire sono molto anche fiero di occuparmi di questa realtà molto importante, so cosa significano i porti per l'Abruzzo e quindi prometto di mettere l'impegno massimo, di continuare l'impegno che l'autorità di sistema deve assolutamente rivolgere a questo territorio e ai porti. Questo è sicuramente il mio prevalente impegno. Per quanto riguarda il porto di Pescara, in particolare i lavori appena partiti, ci saranno poi dei futuri step? Ma sicuramente sul porto di Pescara c'è un lavoro fondamentale che è quello che è già partito, quindi la deviazione del corso del fiume per consentire di eliminare questo atavico problema dell'insabbiamento. A questo poi andremo a collegare tutte le opere necessarie per poter accorciare i tempi, per poter prima possibile rendere anche parzialmente fruibile il porto di Pescara per gli operatori. E ovviamente le fasi andranno concordate dai nostri uffici tecnici con quelli che già stanno lavorando. Credo che la cosa importante è seguire passo passo l'avanzamento e che sia veloce e spedito.